Bianca, la comunicazione per un anziano e nei confronti di un anziano è una cosa, immagino, molto importante. Quale tipo di comunicazione però conviene sviluppare e come ci si deve comportare con un anziano con problemi di demenza? La comunicazione è fondamentale, è la strategia intermedia attraverso il quale il paziente con demenza e il suo caregiver può eseguire delle attività, sia personali o attività di vita quotidiana in generale. Cosa significa comunicazione? Comunicazione vuol dire esprimersi verbalmente. Così usando le parole oppure usando tutti i simboli che possono essere la trascrizione o le immagini, che fa parte tutto della comunicazione. Esistono due tipi di comunicazione, verbale o non verbale. Nell'esordio della malattia non abbiamo problemi a esprimerci e farci capire dal paziente con demenza, ma man mano che la malattia avanza, la difficoltà di comprensione diventa estremamente pesante. Il vantaggio che si ha in questa progressione della malattia è che non tutte le abilità di comunicazione, quindi di ricezione della comunicazione, si annullano contemporaneamente. Questo che vuol dire? Che non comprende le mie parole, ma comprende le immagini, comprende le figure, comprende la scrittura sotto le immagini. E questa è una strategia eccellente per poter fare delle attività al paziente demente.